Signori, ma oggi no? Se andassimo su Matchmasters a scoprire qual è il booster animale più prestante nell'evento rapina, e prima che possiate aggiungere un riferimento blasfemo, vi anticipo già dicendo che utilizzeremo rispettivamente il ragazzo scimmia, Cupido coi baffi o la volpe, diciamo che vede i draghi. Beh, quindi dall'inizio del video possiamo togliere il condizionale perché è esattamente quello che andremo a fare quest'oggi. Ok. Bentornati sul canale, io sono Hex, appunto siamo tornati qua assieme su Matchmasters e oggi appunto Zingaria portami via perché non l'abbiamo mai giocato appunto rapina in video, quindi perché non andare e cominciare spaccando tutto con lui, il ragazzo scimmia. Tra l'altro tengo ancora la modalità daltonica attiva perché mi sembra mi aiuti, quindi poi magari non solamente un effetto placebo mio, però finché stiamo comodi sulla poltrona perché andare sullo sgabello? Ma sgabelli a parte, se faccio così dovrei avere la mossa extra molto bene, quindi se poi mi attivo la freccina scende la stella, mi prendo quell'altro già attivo. Ragazzo scimmia, mostrami le tue magie. Cosa ha fatto? Ah, ok, tra l'altro io ho uno di quei booster che ho usato pochissimo, quindi non mi ricordo manco cosa faccia lui assieme alla tizia volpe. Ecco, dei due sarà unicamente Cupido quello che con cui avrò un minimo di dimestichezza. Intanto però continuo a farcirmi la scimmia, ancora qua. Non c'è una coppia da quattro che posso fare? Vabbè, facciamo una cosa, poiché voglio testare i teschietti, fammi vedere che cosa succede se faccio così. Ah, ma funziona come le freccine. Ok. Nel caso mi rifarcisco la scimmia e sono pronto a ributtarla in campo. Avanti, ragazzo scimmia, tipo esplodi. Bravo, bravo. Mamma mia. Ah, ok, quindi sono concatenate. Se va a prendere praticamente un altro teschietto, direi che lo vado ad azionare, cioè lo innesca. Se c'è qualcuno più pratico, per favore spiegatemelo, perché onestamente non lo so, ma mi sembra di sì. Grazie, ma due stelline no, neanche se piango proprio. Quindi altro teschiettino, tac, anche se comunque non sto facendo mossa extra. E la cosa non è che sia poi tanto buonissimo, perché se adesso lo arrivo ad attivare, però il problema è se non c'ho mossa extra non posso tornare su, e se vado solamente giù, tipo qua tre mosse abbiamo finito. Insomma, a sto punto rinnesco la porco demonio. Allora, fa delle belle combo, ripeto, però a me stavano le mosse extra, è quella che mi manca, cioè io sto per morire. Dai, da bravino, lo so che sei bravino, lo so che... Allora, se dovessi fare solamente delle gran combo e ci fossero le mosse limitate, per carità del cielo, andrebbe benissimo. Però su questa modalità, questo... Seppur fa dei danni della madonna, insomma, pecca un pochettino. Abbiamo una sola mossa rimanente, infatti. Oh, perbacco, ma io ho forgot about le stelle, quindi faccio tipo così. È diventato bellissimo una coppia da 4, ma ripeto, manco... no, niente, raga. Cioè, neanche se faccio una bambola voodoo con i peli della scimmia. Comunque, 1042... Come inizio non c'è male, non l'ho mai usato sto booster, quindi perdonate, o meglio, penso una volta, sì o no, ma non mi ricordavo quasi niente. Nel caso, è il turno del criceto coi baffi. Che poi, grosso modo, ce li hanno poi tutti i criceti, i baffi, cioè. Quindi, mio caro Cupido, mi aiuti, ma soprattutto, fortuna, fammi avere delle coppie da 4, perché prima è stato veramente un macello. Ok! Io direi stavolta per non sbagliarci, 4 stelline ce le mettiamo, perfetto. E vado a fare sto giocherello, perché i viola dovrebbero darmi tipo dei punti bonus, una roba del genere, se non ho capito male, da questo evento. Ancora, viola qua sotto, perché se li faccio scendere, da 4 però mai... Aspetta, perché se faccio così, a me scendono giù i verdi e faccio la coppia da 4. E ce n'è un'altra anche qua sopra, godereccio. E se poi vi dicessi che ce n'è un'altra di stelle? Cupidino attivo. Avanti, criceto, tutti quanti baffi, quindi con gli occhiali, va là. Che è già un po' più caratteristico. Facciamo saltare un po' tutto per aria. Not bad. Because adesso qua c'è un'altra mossa extra. Mi dà pure la bomba. No, ma scusa, cioè starà ne maledetta coppia da 5? Qua, da quando in qua c'ho coppie da 5 che appaiono così dal nulla? In che multiverso astrale accadono queste? Grazie, cioè, ok, forse Cupido andrà leggermente più su della scimmia. Non so perché, ma c'è una vocina che mi sta dicendo codesta cosa e penso anche di crederci. Prova adesso a farci gli arancioni, perché se scendono i rossi ho un'altra, in teoria, saetta. Molto bene, e mossa extra, tra l'altro. Mi faccio questi viola qua, se magari succede qualcosa. Ok, nulla di che. Se poi porto giù sti viola, mi scende anche il giallo. Posso fare la bischerata e quindi altra mossina extra. Che sto facendo? Mi sento literally come un bignè. Dammi delle stelline, per favore. Un po' carestia, un po' carestia stavolta. Facciamo una robina, va là, mi prendo questo qua e lo mettiamo qua sopra, così c'ho mossa extra. E in teoria faccio saltare in aria qualcosina, molto bene. Bene, Cupidore è pronto, nessun problema. Vai che ti innesco, cocco bello, fai strage. Prego, cioè, voglio vedere tipo un antro, una cava, una bomba, qualcosa che salta per aria. Niente. Beh, però questo mi aggrada, onestamente. Cioè, non ci sputo sopra. Poi volendo, se attivo il rosso, bravo, mi prendi cuore, dovrebbero succedere cose divine. Tipo, ecco, le bombe. Cupido è nuovo attivo, ragazzi. Ok, ok. Forse va sicuramente meglio del ragazzo scimmia. Sono dell'idea che Cupido vada leggermente, cioè meglio, per questa modalità sicuramente figura meglio. Ma poi guardalo, c'ha un cuore enorme. Cioè, che roba. Onesta.
Ancora? Yes, my friend, coppia da 4. Easy ancora. Cioè, mi sto a parte che comunque siamo lì per lì, perché mancano due sole mosse. Il brutto è che però le altre mosse da 4 non le vedo. Cioè, potrei fare delle mosse bischerose del calibro di portiamo giusti verdi e... Non ho visto i rossi. E anche per oggi la clownata l'ho fatta non volontaria, ma purtroppo è accaduta. Con quella mossa extra potevo attivare il booster. Un po' rosico, anche se comunque abbiamo sbloccato l'altra cassaforte e ci ha dato un ognomo. Grazie per l'ognomo. Ciò vuol dire che possiamo giocare la volpe che vede i draghi. Abbiamo quindi sparato. Intanto in testa c'è Cupido con 1006 punti contro i 1000 che ha fatto il ragazzo Scimmia. Allora, vediamo se c'è qualcosa da fare o se partirò anche adesso subito con le stelle. Come non detto, stelline, vamos, please, give me some stelle. Tipo anche qualcosina da coppia da 4 o no. Onestamente non penso che riuscirò a fare le combo che ho fatto di là. Nel senso, con Cupido, anche se vedo che sto avendo abbastanza fortuna. Anche perché lì devo dire che mi è andata decisamente bene. Vediamo che ci fa la signorina, se combina cose strane, se combina cose particolarmente lose. Ok, è apparso tipo uno spray allucinogeno e devo capire che cosa... Mi dà la mossa extra, ma stai scherzando? Aspetta, test del cliente maleducato. Mi dà la mossa extra. Ma adesso sei fuori di testa. Cioè, se adesso vado per esempio, facciamo un po' di esplosioni, bravissimo, a rifullarmi il boost. Devo provare di nuovo il booster, aspetta. Dammi due stelle e dovrei avere la ma quella coppia di arancioni qua sotto. Scusa, cioè tu pensi che veramente ti lasci scappare così? Ragazzi, non ho capito che sta succedendo, ma sono troppe coppie da 4-5. Sto avendo un po' troppa fortuna e onestamente non me lo spiego. Devi andare di fianco alla stellina, perché se io lo faccio con le stelle, posso avere stelle in più? Dammi. Porcheria. Ascolta, mi accontento di questa esplosione e va bene così. Riattiviamocelo e vediamo se riuscirò finalmente ad arrivare alle stelle. Because I need di fare qualche test and... Per pochino. E quindi voglio fare così. So che non servirà nulla, ma se possiamo fare 5, perché accontentarci di 4, scusa, onestamente. Va che bella rovina. Mi dà adesso la saetta. Oh. Il booster attivo. Guardi. Avanti. Cioè, se mi... Oddio, ma schiva le stelle. Sì, ce l'ho con la stella. Però aspetta, facciamo prima così ci teniamo il dolce per... Okay. Ho riempito il booster. Ok, sono contento. Facciamo subito così perché mi ha perso la stellina, quindi va bene. Dammi qualcosina di fianco alla stella. Abbiamo rimediato, va bene. Prima però tranquillo, dinamitar, tanto ce ne ho due di stelle e non me le prenderà entrambe. Perfetto. E posso quindi vedere se mi dà tutte le stelline. Me le dà? Me le dà. Ma te sei malato di testa. Ma è una cosa, ma è... Allora, ok, allora per rapina lei è tipo indistruttibile. Cioè, per rapina lei è un marziano. Perché ogni volta che c'è uno spray di fianco alla stella faccio un disastro. Mossa extra, oh, la... Ma no, è rotta. Sono già 2190 punti, ma che vuol dire? Ma che vuol dire, amico mio? Ma cosa vuol dire? No. Tre sono un po' pochine, eh. Vabbè, allora, intanto mi faccio aiutare da Carlo Conte, così mi do due stelline. Ho anche questo, che non me ne privo, anzi, coppia da 4 che mi dà anche... Oddio, ma c'è una mossa... Ho una mossa e basta. Ma cosa vuol dire una mossa e basta? Cioè qua non posso più sbagliare niente. Qua devo giocare praticamente solo con gli... Sono fortunato, eh. Devo dire che c'ho anche della fortuna. C'ho anche abbastanza fortuna. Avevo. E mo? 2 hours later. Amico mio, l'unico modo è provare a fare così. Cercare di fare più... No, cercavo magari coppie da 4 che si venissero a formare con la caduta. E invece no, però 3099 punti. So che mi dirà, potevi usare lo spray e avere un'altra mossa extra, ma ritornavo sempre al punto di partenza e non c'era poi più niente da fare. Quindi direi che a mani basse sono mezzo sconvolto, perché pensavo facessero più o meno lo stesso risultato. Cioè, più o meno tutti quanti. Invece abbiamo la scimmia che si ferma sui più o meno 1000 punti, Cupido che arriva a 1006, e abbiamo sta volpe allucinogena, allucinata come vi pare, e addirittura non si limita a superare il Cupido di 200-300 punti, no, lo praticamente doppia. Di conseguenza, faccia di conclusione, il campione di oggi è la volpe allucinogena. Bravo! Detto questo, fatemi sapere qua sotto nei commenti che cosa ne pensate e noi ci possiamo beccare in un prossimo video.